Io oggi rappresento la Quaresima, ovvero Coraghissima, che nell'immaginario popolare era la moglie di Re Carnevale, che quindi per aver mangiato tanto questo carnevale, martedì grasso scoppia, si dice infatti Carnevale scattau, e quindi finisce il regno dell'abbondanza e inizia, si entra poi nel periodo di Quaresima, e quindi esce fuori questo nuovo personaggio, Coraghissima, che deve ricordare a tutti di non mangiare la carne. Coraghissima c'ha dei simboli, come vedi il fuso e la conocchia. Ecco, il fuso e la conocchia. E spiegaci un po'. Che in questo caso sono, rappresentano lo scandire del tempo di questi 40 giorni di comportamenti sobri, digiuni, interdizione sessuale e altre cose, altre usanze che erano comuni al periodo di lutto. Quindi in Quaresima si faceva un po' di penitenza, sacrifici, fioretti, ed era un modo per aspettare così la gioia della Pasqua. Un giorno passeggiando in una cittadina del Catanzarese, a San Floro, a una finestrella ho visto appesa una strana pupattola e ho chiesto a mio padre di cosa si trattasse. Mi ha detto: sai, questo è un antico calendario quaresimale, si chiama appunto la Coraghissima, quindi un'altra espressione della Quaresima, con la funzione calendariale, perché sotto questa bambolina viene posta un'arancia con 7 penne di gallina, e ogni domenica di Quaresima che trascorre se ne sfila una, l'ultima, che solitamente è di colore diverso, magari bianco, per evidenziare, per essere ben visibile, è quella che rappresenta il giorno di Pasqua. E quindi, tolta la penna bianca, si possono continuare a mangiare la carne, le cuzzuppe, le uova di Pasqua e via dicendo. E quindi segna la fine del brutto e triste periodo quaresimale. Allora, i veri anziani che la facevano per tradizione, quindi per imitazione delle nonne, stanno via via venendo meno, anche perché basta un acciacco, una debolezza, magari non si ha più l'amore per appenderla. Però, grazie ai media, si sta parlando tanto di questa tradizione, sono stati scritti articoli, e c'è stato un ritorno, in quanto molte associazioni, molte pro loco, amministrazioni sensibili alle tradizioni popolari l'hanno fatta ritornare in vita con progetti scolastici, con manifestazioni, convegni, e anche io faccio parte di una rete nazionale delle bambole Quaresima, dove e sono un membro di, insieme ad altri studiosi che in tutta Italia si occupano di questo calendario rurale. Sì, ho costruito uno spettacolo vario. Una prima parte parla ai bambini del carnevale, della Quaresima e delle figure tipiche di questo periodo, sia di carnevale, le maschere dell'antichità, della farsa carnevalesca, parlo della figura di Giangurgolo. E poi in un secondo momento, mentre proietto il video sulla mia ricerca delle Coraghissime, vado in un'altra stanza, mi travesto da Giangurgolo e porto un po' di allegria. E quindi un bel connubio accettato da molti istituti scolastici che hanno avuto modo di avere tra i banchi le tradizioni popolari. Un tempo con il gruppo etnico Radici Calabre, poi con la formazione Giamberiani, e adesso anche col nuovo spettacolino Andrea Bressi canta storie, sto portando la musica tradizionale calabrese anche oltre i confini nazionali, perché è importante far conoscere la nostra musica, le nostre origini, e fare in modo che la Calabria accolga sempre più persone che hanno voglia di scoprire le proprie tradizioni.